Siamo con Ottavia Nava di Carrozzi Serramenti, un'azienda brianzola. Anzitutto, ci vuole gentilmente descrivere l'azienda? La nostra è un'azienda familiare di circa una decina di persone, gli amministratori e soci siamo io e mio fratello, Vincenzo Carrozzi. Produciamo serramenti in legno e in legno alluminio. Siamo nati come una falegnameria e nel cui ormai da 15-20 anni produciamo prevalentemente, anzi esclusivamente, serramenti persiane. E ovviamente offriamo ai nostri clienti prevalentemente privati anche tutto quello che sono i complementi della casa, per cui tapparelle, zanzariere, cassonetti, porte interne, porte blindate, tutto quello che può servire al cliente per chiudere la propria casa. Come sta andando in questo momento? Lei mi diceva poco fa che siete sotto una grande tensione. Il 110% e il 50% che è stato mantenuto appunto agevolato da questo discorso dello sconto in fattura hanno dato un grandissimo impulso all'economia. Il fatto di mettere delle scadenze al 31-12 per lo sconto in fattura e al giugno 2022 per il 110 per i privati e al 31-12-2022 per i condomini ha portato ovviamente gli italiani a correre per cercare di poter usufruire di queste detrazioni, il che può essere visto come una cosa, può essere vista come una cosa positiva, ma ci sono anche degli aspetti negativi perché questi tempi sono troppo stretti soprattutto per il 110%, che si è rivelato una detrazione che non è proprio per tutti. È stata venduta come una detrazione semplice a cui potevano aderire tutti. In realtà, in questi mesi abbiamo capito che le difficoltà sono tante, i paletti sono tanti, è una bellissima iniziativa anche per riqualificare tutto il nostro patrimonio edilizio, ma non è per tutti, anche se è appena uscito il decreto semplificazioni, che poi non ho Ok, capito bene che semplifichi. la fermo un attimo. Fatti 100 i vostri clienti, quanti ricorrono all'ecobonus e quanti sono sotto il superbonus? 70% ecobonus, 30% super ecobonus. 110%, quindi già voi ci state già lavorando. Noi stiamo lavorando con dei clienti che stanno facendo un 110, non applichiamo lo sconto in fattura Fermo, chi sono questi clienti? Ville, condomini? sono ovviamente privati, perché solo i privati possono accedere a questo tipo di detrazioni e sono case singole. Noi non abbiamo mai ricevuto richieste per condomini. Mi diceva che sul superbonus non accettate lo sconto in fattura. No. Cosa fate allora in questo? Che cosa suggerite di fare al cliente finale? Personalmente, visto che lavoro molto bene con una banca di cui non so se posso fare il Dica, nome, dica, dica, dica. Popolare di Sondrio di Lecco, accompagno talvolta il cliente direttamente in filiale. Oltre a questo, ovviamente cerchiamo di dare il supporto massimo possibile al progettista che segue il nostro cliente. Come vi trovate con i prezzari, con i prezzi dei prezzari? Allora, io le devo dire questo, io mi sono rifiutata di aprire il Dei, allora, innanzitutto sappiamo che il tecnico asseveratore può fare riferimento al Dei così come ad altri prezziari regionali, Camera di Commercio o addirittura fare un'analisi analitica del prezzo. Nel momento in cui mi viene chiesta una quotazione che rientra in un 110, mi confronto con il tecnico asseveratore. Le dirò anche che in taluni casi su uno stesso prodotto risulto essere congrua e con altri progettisti risulto non essere congrua e ho un prezzo che sfora. Il prodotto è lo stesso? Il prodotto magari è lo stesso, sì. Quindi io non voglio
entrare in quello che è la competenza del tecnico. Mi metto a disposizione per qualsiasi cosa, però ovviamente la competenza e la responsabilità dell'asseverazione sulla congruità dei prezzi rimane sempre in capo al tecnico, al progettista. Domanda successiva, allora prendiamo l'altro 70% dei clienti che invece preferiscono l'ecobonus normale 50%. Questi quanti desiderano lo sconto in fattura? Tutti! Un plebiscito! Tutti! Come fate in questo caso allora? Beh, io presento un'offerta, calcolo già quello che è il credito che matura il mio cliente effettuando questo intervento, che è pari poi allo sconto che io posso applicare sulla fattura che emetto. Quindi presento un'offerta corredata di quello che è appunto lo sconto massimo che posso applicare, pari al credito massimo che può ottenere questo cliente, perché si parla a questo punto di credito massimo perché sappiamo benissimo che con il decreto rilancio si è intervenuti sul 110, ma si è intervenuti anche sull'ecobonus, mantenendo la percentuale di detrazione al 50%, ma purtroppo inserendo l'allegato I che riporta una tabella con dei prezzi massimi al metro quadro, oltre i quali la detrazione non è calcolata. Trova, lei cita l'allegato I, mi scusi se l'interrompo, come si trova l'allegato I massimali al metro quadro? Per determinati prodotti, quelli più basici, rientriamo senza problemi. Ovviamente quando cominciamo ad andare su un 78 mm, un legno alluminio, quando il cliente comincia a chiedere un bicolore, delle finiture spazzolate, cose un pochino particolari, ovviamente si sforano questi 650 euro. Spiega al cliente, che ci guarda sempre stranito perché non fa un po' fatica a capire questo meccanismo, ci abbiamo messo anche noi un po' a capirlo, spieghiamo insomma questo meccanismo e proponiamo quella che è la nostra offerta con la quota detraibile e la quota in eccedenza. Se non siete stati tentati dall'applicare il bonus casa o dal consigliare il cliente, certo, il bonus casa. Sì, certo. Ovviamente è una delle prime domande che faccio nel momento in cui mi viene chiesto un preventivo, chiedo se è presente un permesso abilitativo, perché in presenza di un permesso abilitativo e se il cliente ha ancora capienza, che in questo caso è di 96.000 euro, è possibile calcolare il credito al 50%, senza i limiti, senza i paletti dell'allegato I, perché ricordiamo che l'allegato I riguarda il risparmio energetico, per cui se portiamo in detrazione delle finestre come risparmio energetico siamo tenuti a fare i conti con l'allegato I, se portiamo in detrazione i serramenti come ristrutturazione bonus casa non siamo tenuti a fare i conti con l'allegato I, però dobbiamo avere un permesso abilitativo. Vogliamo aprire anche un discorso, sì, grazie, un discorso devastante sull'IVA? 10-22%. No, tra l'altro io cito sempre questa cosa, questo fatto straordinario, che lo Stato francese per i lavori di ristrutturazione da quasi 30 anni abita secco, senza tutte le nostre storie di beni significativi, eccetera, eccetera, ma su tutti i prodotti edilizi. E nel caso di ristrutturazione l'aliquota superba del 5,5%. Che meraviglia! Semplice. Semplice. Ma semplice non è una parola che ci piace. Allora, IVA, il 90% degli interventi dei miei clienti viene inquadrato come manutenzione straordinaria, non più come ristrutturazione, perché si sa, è una pratica un po' più complessa da presentare, e spesso è legata al pagamento degli oneri di urbanizzazione, per cui attualmente il 90% dei miei clienti fa degli interventi con manutenzione. La legge 488 del 1999 stabilisce
come applicare l'IVA nei casi di manutenzione straordinaria, perché nei casi di ristrutturazione è molto chiaro, è il 10% secco su tutto. Nei casi di manutenzione, appunto la legge 488 del 99 dice che bisogna applicare l'IVA mista, una parte al 10, una parte al 22, con conteggio piuttosto complicato di cui abbiamo avuto più chiarimenti a luglio del 2018 con una circolare dell'Agenzia delle Entrate. Quindi adesso noi ci rifacciamo a questa circolare per fare questi conti e dire al cliente quanta IVA dovrà pagare. Per cliente dice: io ho una manutenzione straordinaria, ordinaria e straordinaria, che IVA pago? Che IVA paga? Glielo faccio sapere. E quindi noi personalmente ci siamo attrezzati con un file di Excel in cui andiamo ad inserire i beni significativi, i beni non significativi, quelli integrati, quelli non integrati, la manodopera. Questa per noi è un po' una fatica, diciamolo così. Ormai ci siamo abituati, però non è neanche giusto abituarsi a queste cose. Sarebbe bellissimo se ci regalassero un'IVA dedicata, sì. Un'IVA dedicata alle manutenzioni. Ormai sono tantissimi anni che facciamo questi lavori e dal 99 che c'è questa applicazione IVA. Quindi ci sono anche tutte le pratiche ENEA che sono state inviate in questi anni. C'è uno storico, cioè lo Stato ha a disposizione uno storico dei numeri su cui eventualmente lavorare e trovare quella che potrebbe essere un'aliquota dedicata a questo tipo di interventi, perché veramente è una follia, posso dirlo? Per me è una follia metterci nelle condizioni di dover perdere del tempo per calcolare quest'IVA, spiegarlo al cliente e rischiare sempre comunque di sbagliare. Lei sa che tanti rivenditori, anche tanti serramentisti e falegnami applicano l'IVA secca al 10%, dimenticando ovviamente il profilo di rischio in cui incorrono in caso di controllo. E a me è capitato spesso di avere dei clienti che mi dicessero: ma l'altro mi fa tutto al 10%. Cioè, la responsabilità dell'emissione della fattura è sempre in capo a chi emette la fattura. Quindi io sono responsabile dell'IVA che applico e quindi devo accertarmi innanzitutto, inquadrare l'intervento in cui sta facendo i lavori il mio cliente e poi calcolare l'IVA in maniera corretta. Ottavia, sulla base della sua esperienza, quale aliquota potremmo proporre all'Agenzia delle Entrate, allo Stato, al Ministero? Un 12% con la base della sua esperienza potrebbe essere giusto. La storia dei beni significativi che nessuno capisce, che io ricordo che c'è stata una legge di bilancio di 3 anni fa che ha dedicato un comma intero di 286 parole a spiegare, a fornire un'interpretazione autentica al concetto di beni significativi. Guardi, un 12% secondo me potrebbe essere un'aliquota corretta. Bene, allora rilanciamo alle associazioni, alle federazioni che poi sono in grado di interloquire con i ministeri, agenzie delle entrate, eccetera, eccetera, il governo, questa idea. E qualche altra idea invece di miglioramento, di riordinamento del sistema delle detrazioni fiscali? Che cosa le viene in mente? Questa scadenza temporale troppo ristretta ha sicuramente dato l'impulso al mercato, però l'ha anche molto congestionato. L'ha drogato, sì, lo dico sempre anch'io, questo mercato è dopato. Adesso ci sono problemi di reperibilità di materiale, questa è una cosa un po' generica, non è solo nell'edilizia, è anche a livello mondiale. Comunque, problemi di reperibilità di materiale, quindi consegne che si allungano sempre di più e speculazione sui prezzi. Quindi magari una cosa, secondo me, intelligente oggi sarebbe quella di prorogare e dare un po' più di respiro, un po' più di tempo per terminare i progetti che sono già iniziati oppure fare in modo che ne inizino altri, perché se uno ha la scadenza del 30 di giugno come villetta unifamiliare, magari non si mette neanche in ballo fra qualche mese a fare i lavori. E quindi sicuramente prorogare un po' queste scadenze, la scadenza dello sconto in fattura che secondo me ha fatto veramente, veramente tanto per muovere il mercato, è alla fine dell'anno, parlo dell'ecobonus, sarebbe,
sicuramente da prorogare perché questa cosa è molto apprezzata dal mercato. E poi si chiede un po' più di chiarezza, perché comunque il decreto rilancio contiene dei passaggi che sono ancora molto di interpretazione. Non so, mi viene in mente il discorso della posa in opera. Fermala, la fermo lì e ritorniamo a parlare dell'allegato I, con queste tre righe finali che dicono e affermano quanto e smentiscono quanto viene detto all'inizio quando si parla di prezzi omnicomprensivi. La posa è inclusa o è esclusa? Stiamo aspettando delle risposte. Mi servirebbe un po' più di chiarezza. Guardi, stiamo lavorando tanto, ma stiamo lavorando con non poche difficoltà. Io parlo anche con i progettisti che spesso sono qui a questo tavolo e tanti si mettono le mani nei capelli. Ottavia, grazie per tutti questi suggerimenti, grazie per l'illustrazione delle vostre problematiche e naturalmente pensiamo positivo. Arrivederci. Grazie a lei, Enzo.